Ragazzi, buongiorno. Oggi nuovamente con Emanuele Lematola. Buongiorno. Dico bene? Sì, sì. Ok. Di Napoli, lui è un personal trainer di Napoli, giovanissimo, sta terminando gli studi, a breve si laureerà in scienze motorie, però ha anticipato i tempi, perché ha già aperto il suo studio di personal training. Allora oggi io ho piacere di intervistarlo per raccontare un po' il suo percorso, quello che l'ha spinto a diventare anche un personal trainer, anche con lo scopo di andare ad aiutare le persone a rimettersi in forma, perché ha una storia molto interessante che può essere poi presa anche da spunto per tutti i laureandi in scienze motorie, i personal trainer che magari hanno la voglia poi di aprire il proprio studio di personal trainer. Quindi anche grazie a Emanuele oggi andremo a capire alcuni aspetti fondamentali nell'andare a aprire uno studio di training. Sì. Allora, raccontatici un po' chi sei e come mai, da cosa nasce la tua voglia di andare ad allenare le altre persone. Io diciamo che ho iniziato circa nel 2014, quando comunque ero un caso abbastanza particolare, poiché vengo da un passato di obesità, quindi pesavo all'incirca 110 kg, insomma, quindi veramente ero una persona che comunque non si accettava, avevo comunque una bassa autostima, una scarsa fiducia in me stesso, quando poi un giorno mio fratello mi, diciamo, convinse, quasi mi obbligò a mettere piede in palestra. Da quel giorno scattò un qualcosa dentro di me, che comunque iniziavo a vedermi migliorato, quindi iniziavo a piacermi di più, ad acquisire più fiducia in me stesso, e ho iniziato un processo proprio di ricomposizione corporea. Ho perso all'incirca 40 kg e ogni giorno che miglioravo vedevo in me che nasceva una passione, diciamo, nel diffondere questo tipo di benessere che a me aveva recato l'attività sportiva ad altre persone. Quindi ho iniziato comunque a farlo in modo gratuito tra amici, quindi cercando di coinvolgere quante più persone possibili verso questo tipo di sport, che comunque è il calisthenics, il corpo libero, che mi è sempre piaciuto tanto, che comunque era un po' differente dalla classica visione di palestra. E quindi man mano che comunque nasceva la passione, poi iniziò a crescere anche proprio la richiesta. Quindi la richiesta che comunque tante persone volevano allenarsi con me, perché riuscivo comunque a garantire dei risultati alle persone, perché comunque è un tipo di disciplina che dà risultati se programmata bene. E ovviamente prima comunque e durante, mentre allenavo, ho iniziato comunque a fare dei corsi di formazione. Mi sono iscritto all'Università di Scienze Motorie, la San Raffaele di Roma, e comunque ho iniziato a praticare anche corsi Barningit, quindi grazie a Miletto che comunque ha sempre promosso la formazione in tutta Italia, e grazie a lui che comunque il calisthenics è un'entità ben presente sul territorio nazionale. E man mano quindi comunque ho iniziato a avere proprio un sogno nell'aprire il mio tipo di studio, cioè la mia prima attività. Ok, mi fermo perché sennò lui parla e non smette più. Quindi abbiamo capito bene, grande appassionato, sei migliorato te stesso, ti sei iscritto poi all'università e hai cominciato ad allenare gratuitamente le persone. Ecco, questo è un aspetto importante, no, del nostro lavoro, perché comunque l'esperienza, il periodo con cui ci mettiamo a disposizione anche delle altre persone, secondo me è fondamentale anche per mettersi in gioco e incominciare a capire come lavora un personal trainer. Certo. Ovviamente è importante la formazione, l'esperienza, e poi a un certo punto hai deciso di aprire il tuo studio. Sì. Hai avuto difficoltà? Hai dei consigli da dare a chi sta cercando proprio di fare questo passaggio di aprire uno studio? Ovviamente penso che la parte più difficile possa essere andare a trovare un locale idoneo, capire di aprire una partita IVA, eccetera, eccetera. Quali consigli puoi dare? Inizialmente, diciamo, come passo, comunque un passo che fa paura, però io il mio consiglio è di buttarvi, rischiare. Comunque andare a non avere paura del rischio, perché inizialmente tutto sembra difficile, tutto ci sembra una montagna insormontabile, ma passo dopo passo comunque tranquillamente potete riuscirlo a fare. Quindi iniziare dal piccolo. Io ho aperto uno studio abbastanza piccolo, che comunque riesco a gestire il mio tipo di attività, che comunque è di personal training. Quindi questo, diciamo, è il mio consiglio. Per quanto riguarda la partita IVA, e alla fine secondo me è un passo fondamentale per riuscire comunque a lavorare nel migliore dei modi e garantire anche alla persona un servizio di qualità e di professionalità. Comunque, esatto, comunque è importante, magari non nel mentre vi state testando e state sperimentando e vi offrite gratuitamente, però nel momento in cui
vi buttate e dovete fare questo come attività lavorativa, aprire una partita IVA è fondamentale per riuscire a fare i professionisti, per riuscire a fare anche promozione e marketing, perché comunque in Italia un personal trainer lavora come professionista aprendo una partita IVA e pagando ovviamente le tasse per quello che andrà a fatturare. Poi è anche vero che in questo momento storico ci sono dei regimi favorevoli alla partita IVA. Il regime forfettario, esatto. C'è comunque un tetto che se non lo superate avete comunque una flat tax, pagate comunque poche tasse, molto vantaggioso. Quindi in questo momento storico aprire una partita IVA è comunque un segno di professionalità e che credete in quello che state facendo, un po' come tutte le cose. Dovete buttarvi, in realtà aprire uno studio di personal trainer può costare più o meno in funzione anche del locale che troverete e in funzione dell'investimento che fate nella ristrutturazione del locale. Però se voi volete fare questo nella vita, dovete investire, se credete in voi stessi io penso che non ci sia nessun problema. Io adesso farò sempre più video in cui porterò anche la testimonianza di ragazzi che stanno lavorando come personal trainer. Emanuele lavora a Napoli, quindi se siete nelle zone di Napoli potete tranquillamente andarlo a trovare. È un ragazzo che ormai ha terminato gli studi, deve solo più laurearsi, diciamo discutere a breve la tesi sull'ipertrofia funzionale. Esatto. Non la fai? Sì. Ok, sì, sì, quindi ipertrofia funzionale, quindi siete in ottime mani. Ha fatto, come ha detto anche lui, il nostro percorso di calisthenics, quindi se siete appassionati di calisthenics può essere un punto di riferimento su Napoli. Progetti futuri? Progetti futuri: aprire un grande centro polifunzionale sul territorio grande. E allora cercate di supportarlo, cercate di andare da lui, perché magari vi potete unire con altri trainer, ok? Certo. Creare una grande cosa a Napoli, che al momento manca un punto di riferimento. Sì. Bocca al lupo per tutto e seguitelo, vi metto qua sotto i suoi contatti, ci si vede alla prossima. Ciao, ciao ragazzi. Se sei un principiante, ti suggerisco di andare subito, immediatamente, a comprare il mio ultimo libro, Burning Revolution. Lo trovi su Amazon, ti lascio qua sotto anche il link. Cosa troverai all'interno? Troverai tantissimi consigli per migliorare, troverai delle schede alimentari settimanali che ti permetteranno, in funzione un po' del tuo livello fisico attuale, di capire come dover andare a mangiare settimanalmente. Troverai dei piani d'allenamento per allenarti a casa e senza nessun attrezzo. Io sono sicuro che con questo manuale, con queste schede alimentari, con queste schede d'allenamento potrai ottenere grandissimi risultati. Poi per qualsiasi cosa mi trovi qua sul mio canale. Ciao!